Quando si tratta di investire, l'approccio contrarian è uno dei miei preferiti. Cosa vuol dire in sostanza? Andare contro il mercato, quindi andare ad acquistare quelle asset class, quelle azioni o altro che in quel momento è un pochino dimenticato dal mercato e che quindi è sceso parecchio. In questo video andremo a vedere due ETF obbligazionari ad alto dividendo che potrebbero fare al caso nostro. Io lo anticipo, si tratta di ETF che ho già in portafoglio, che mi piacerebbe incrementare, ma chiaramente non sono consigli di acquisto. Ognuno deve capire in base alle proprie esigenze, in base alla propria tolleranza al rischio, se sono ETF che possono andare bene per il proprio portafoglio. Però intanto andiamo ad analizzare insieme la situazione. Possiamo vedere come spesso c'è stata alternanza, infatti nel corso degli anni, tra le asset class che sono andate meglio e quelle che sono andate peggio. Questa è la classica mappa del calore, possiamo chiamarla, e si vince appunto che spesso i vincenti di un anno sono i perdenti dell'anno successivo e viceversa i perdenti di un anno potrebbero essere i vincenti dell'anno successivo. Nel complesso, dal 2017 fino alla fine del 2021, possiamo dire che le large cap sono quelle che hanno avuto i rendimenti migliori in assoluto, quindi le azioni ad alta capitalizzazione. Seguono quelle a piccola capitalizzazione, poi i REITs, poi le obbligazioni high yield, poi i mercati emergenti, successivamente l'azionario internazionale e poi via via le altre asset class. Quello che mi piace notare è anche come c'è stata l'evoluzione dal 2013 fino al 2012, aggiornato al 1 agosto. Questa è la mappa del calore tratta da blackrock.com, quindi potete andarvela a vedere anche voi. Ho cercato in verde come nel 2022 soltanto le commodities e le infrastrutture abbiano avuto un rendimento positivo. Le commodities con un più 26% e tra l'altro venivano da un più 38% del 2021, ma nel 2020 e nel 2019 erano state tra le peggiori come asset class e anche 2018 e 2017 non erano andate affatto bene. Abbiamo quest'anno poi un rendimento fortemente negativo per le obbligazioni high yield e per i mercati emergenti, sia azioni che obbligazioni, e anche per la Cina, che è stata nettamente la peggior asset class, azionario cinese, sia quest'anno che nel 2021, con perdite che hanno raggiunto il 20% circa sia nel 2021 che nel 2022. Però mi vorrei concentrare stavolta sul obbligazionario mercati emergenti, quindi sul debito emergente, che quest'anno ha fatto segnare un meno 16% e l'anno scorso un meno 1,5%, e sull'obbligazionario high yield, quest'anno in negativo del 13,5% e l'anno scorso in positivo di un misero 1%. Possiamo vedere ad esempio l'obbligazionario mercato emergente come si era mosso negli anni precedenti. Lo vediamo cerchiato in nero. In particolar modo nel 2013 era stato forse l'anno peggiore, con un meno 6,6, molto meglio tutto sommato del meno 16 attuale. Dopo questo anno disastroso del 2013 aveva avuto poi rendimenti buoni, con un più 5,5, un più 1,2, un più 10,2 e un più 9,3. Poi di nuovo un anno negativo, meno 4,6, e di nuovo anni positivi, più 14 e più 5,9. Sarà di nuovo il momento in cui dopo un periodo negativo ci sarà un periodo positivo? Non lo possiamo sapere, ma intanto andiamo a vedere quali ETF potrebbero fare al caso di un investitore contrarian, ETF chiaramente a distribuzione, adatti alla strategia di pensionamento anticipato. Poi se questo video vi sarà stato utile fatemelo sapere con un like e iscrivetevi a Investire in Borsa Caccia di Dividendi per non perdervi i prossimi video. Direi che siamo pronti per vedere questi due ETF. Per quanto riguarda gli ETF sui mercati emergenti, sono andato a scegliere quelli chiaramente a distribuzione, ordinandoli per dimensione del fondo. Ne saltano fuori almeno 5 interessanti, uno dei quali è
con la copertura valutaria, mentre invece gli altri 4 sono chiaramente esposti al dollaro. Ho eliminato quelli denominati in valuta locale, perché tendenzialmente hanno sempre avuto rendimenti molto bassi pur a fronte di dividendi elevati. Rimangono in questa lista due ETF iShares sui mercati emergenti, un ETF iShares sempre con la copertura in dollaro e anche un Vanguard sempre in dollari sui mercati emergenti obbligazionari. Poi c'è anche uno Spider. Tre di questi ETF sono già presenti nel mio portafoglio. L'iShares, sia quello in dollari che quello, il gemello possiamo dire, con la copertura valutaria, e anche il Vanguard. Alla fine possiamo però vedere quale differenza c'è, attenzione, tra l'iShares in dollari e quello con la copertura valutaria. Molti di voi sono un pochino spaventati dalla forza del dollaro, ma attenzione, perché dal 2013 al 2022, quindi fino ad oggi, la differenza tra i due ETF è del 50% ed è favorevole a chi ha investito direttamente col cambio aperto. Perché? Perché, ok, il dollaro si è rafforzato, ma quello con il cambio coperto ha anche dei costi notevoli che chiaramente si ripercuotono negativamente sul rendimento stesso dell'ETF. Andiamo quindi ad analizzare IEMB. IEMB è il suo ticker, quindi l'iShare sui mercati emergenti, denominati in dollari statunitensi, e quindi lo mi preme, diciamo, sottolineare che non sono espressi in valuta locale, ma in valuta forte. Il prezzo attuale è attorno agli 87 euro, si mette in un range più o meno a metà tra i 79 e i 96, che è il range in cui è fluttuato l'ETF negli ultimi 52 settimane. Molto grande la dimensione del fondo, oltre 5 miliardi di euro in gestione, volatilità attorno al 9%, è abbastanza alta ma non altissima, il costo è dello 0,45%, la distribuzione mensile, replica fisica. L'ETF è in vita dal 2008, tra i paesi che sono all'interno di questo ETF, che comprende 582 obbligazioni, troviamo paesi tutto sommato con una certa stabilità dal punto di vista politico. Quindi non c'è Russia, ma abbiamo Indonesia, Messico, Arabia Saudita, un po' di Turchia, che magari potrebbe avere qualche tensione, Qatar, Brasile, Filippine, Oman, Emirati Arabi Uniti. Queste le prime posizioni che ricoprono il 35% dell'ETF. Per quanto riguarda l'andamento dell'ETF, possiamo vedere un guadagno di oltre il 150% dividendi inclusi dalla sua nascita, quindi dal 2008, dividendi esclusi, l'ETF è in guadagno del 25%, ma il suo andamento è abbastanza piatto nel suo range, non potrebbe essere altrimenti perché stiamo parlando di un obbligazionario chiaramente, quindi poco votato alla crescita del capitale, ma più votato al flusso di dividendi. Dividendi che attualmente ammontano al 4,83%, una tassazione circa del 18%, perché molte di queste obbligazioni sono all'interno della whitelist, alcune no. Mediamente ho potuto riscontrare una tassazione di circa il 18%. Interessante notare come le cedole distribuite nel 2022 sono in buon aumento rispetto a quanto fatto nel 2021, quindi potrebbe essere che l'aumento dei rendimenti stia anche incidendo in tal senso. La volatilità, abbiamo detto, media è del 9%, e attualmente insomma siamo nella fascia medio-bassa della volatilità storica che vediamo in questo grafico. Andiamo poi ad analizzare il secondo ETF e parliamo appunto di High Yield. Stavolta sono andato a scegliere qualcosa denominato in euro, visto che prima abbiamo parlato di un ETF in dollari, per controbilanciare si potrebbe inserire qualcosa in euro.
chiaramente non c'è copertura in euro, ma si tratta proprio di obbligazioni emesse già in euro. Abbiamo alcuni ETF già scremati su Just ETF, li potete vedere in questo elenco, in particolare ce ne sono tre presenti nel mio portafoglio, un iShares sulle high yield, uno Spider sulle high yield e il Lyxor, sul quale ho attivato anche un piano di accumulo. Nell'analisi odierna andiamo a prendere l'iShares, anche perché è nettamente quello con la capitalizzazione più alta di fondo. Attualmente quota a 93 euro. Nella fascia medio-bassa del range delle ultime 52 settimane, tra gli 86 e i 104 euro, il ticker è IHYG, per chi lo volesse andare ad analizzare, e replica le obbligazioni societarie più grandi e liquide, denominate in euro, ovviamente con rating sub-investment grade. Vuol dire che va a investire in quelle società che hanno un rating, quindi una valutazione più bassa. Di sicuro non troveremo quindi grandi aziende con rating elevati, ma magari quelli con rating un pochino più bassi, ma in realtà ho anche delle sorprese abbastanza positive e le andremo a vedere. Abbiamo detto capitalizzazione del fondo di oltre 4 miliardi di euro, il costo dello 0,50% annuo, politica distribuzione semestrale in questo caso, la tassazione è del 26% dei dividendi, perché sono obbligazioni societarie, volatilità molto bassa però, 4,6%. La replica è fisica a campionamento. L'ETF esiste dal 2010, quindi 12 anni di vita alle spalle. Tra i paesi, il più rappresentato è l'Italia con un 12%, poi segue la Francia col 10%, Stati Uniti 9%, Germania 8,7%, poi via via Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Svezia e altri paesi. 664 le obbligazioni dentro questo ETF. Vediamo che sono presenti anche comunque Intesa San Paolo, Unicredit, ThyssenKrupp, Telecom Italia, Ford Motor. Perché ci sono anche Intesa e Unicredit? Potrebbero essere, bisognerebbe andare ad analizzare bene, potrebbero essere obbligazioni subordinate. Però, personalmente, ritengo che insomma Intesa e Unicredit difficilmente potrebbero fallire, anche se poi, vabbè, tutto può succedere. Queste insomma le prime 10 partecipazioni. Poi se uno vuole può andare sul sito di iShares a vedere tutte e le 664 partecipazioni. L'andamento dell'ETF dal 2010 ad oggi, dividendi inclusi, un rendimento di circa il 60%, dividendi esclusi possiamo vedere come il fondo abbia sempre viaggiato anche in questo caso in un range abbastanza limitato, tra un più 10, un meno 10 grosso modo dal valore di partenza, e adesso potrebbe essere interessante perché siamo nella fascia più bassa di questi valori. Il rendimento cedolare è del 3,32% attualmente, la volatilità ne abbiamo parlato mediamente molto bassa, adesso siamo al 4,5%, ma storicamente l'abbiamo vista anche più bassa, anche più bassa. Andando direttamente sul sito di iShares possiamo vedere alcune informazioni secondo me interessanti, ovvero la duration delle obbligazioni in portafoglio non è lunga, 3,16 anni, quindi la sensibilità all'aumento dei tassi potrebbe anche non essere elevatissima. La cedola media ponderata è del 3,48, che chiaramente si riflette poi sul rendimento cedolare dell'ETF che abbiamo visto prima, che era di circa il 3,3. Quindi siamo in linea. Però il rendimento alla scadenza medio ponderato delle obbligazioni che sono contenute è del 6,06%. Cosa vuol dire? Il rendimento alla scadenza è dato sì dal flusso cedolare, ma anche dalla differenza di prezzo tra il prezzo attuale e il prezzo a scadenza, che sarà 100. Pertanto si potrebbe vincere che un ETF di questo tipo, oltre alla cedola attorno al 3,5%, ha comunque anche margine per recuperare sul prezzo attuale. Questa è un'ipotesi, chiaramente poi bisogna che sia anche verificata in futuro. Insomma, abbiamo visto insomma due ETF che potrebbero essere interessanti da andare ad analizzare ulteriormente. Sono già nel mio portafoglio e ciclicamente devo ammettere che qualcosina vado a incrementare. Direi che per oggi abbiamo finito.
È stato secondo me un bel video abbastanza divertente, mi sono divertito a fare questa analisi. Se avete altre domande oppure se avete le vostre opinioni da esporre, siamo qua a disposizione, nei commenti scrivete pure. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!